Ciao bimbi, adesso facciamo scienze, ok? Allora, qualche settimana fa vi avevo preparato un video sugli esseri viventi. Vi chiederei di andarlo a riguardare, anche perché così fate un piccolo ripasso sulle caratteristiche degli esseri viventi. In modo particolare, poi, avevamo anche detto che cos'erano gli erbivori, i carnivori e gli onnivori. Infatti poi vi avevo dato da fare questa pagina dove dovevate andare a mettere una crocetta appunto su quali erano erbivori, cioè quelli che mangiano l'erba, quelli che erano carnivori che mangiano la carne e quelli invece onnivori che mangiano un pochino di tutto. Ok, andatevi a rivedere quel video così fate anche un altro ripasso. Adesso però volevo spiegarvi questa pagina, la pagina 176, che sarà il compito di questa settimana. In questa pagina guardiamo prima la parte di sopra. La parte di sopra ci chiede di andare a verificare in questo schema quali sono gli animali carnivori. Prima proviamo a capire questo schema. Allora, questa è un'aquila. Un'aquila, c'è cioè una freccia che indica un altro animale, è una parolina con scritto mangia. L'aquila mangia il cerbiatto. E il cerbiatto, un'altra freccia, indica mangia che cosa? L'erba. Allora, in questa linea, quali saranno gli animali carnivori, cioè quelli che mangiano la carne? Proviamo a pensare, se l'aquila mangia il cerbiatto è fatto di carne, è giusto? Sì, e quindi l'aquila è un carnivoro. E allora vicino al quadratino dell'aquila andate a mettere la crocetta. Il cerbiatto invece mangia l'erba, quindi è un animale erbivoro, cioè mangiano piante ed erbe gli animali erbivori e di conseguenza non mangiano la carne, quindi lui non è carnivoro, non mettiamo la crocetta. Andiamo in quelli di sotto. Qui c'è disegnata una volpe, la freccia che indica il gallo con la scritta mangia, quindi la volpe mangia il gallo e il gallo mangia i semi del mais. Chi saranno qui gli animali carnivori? Bravi, la volpe. Eh sì, la volpe mangia il gallo che è fatto di carne, mentre il gallo mangia i semi, quindi solamente in questa casella andiamo a mettere la crocetta. Molto bene. Guardiamo invece questa parte di sotto del libro. In questa parte qui di sotto vi chiede di cerchiare i vegetali, cioè le piante. Quali sono le piante che vivono nel mare? Sicuramente abbiamo tutte queste alghe. Guardate un pochettino quante alghe ci sono, ok? Molto bene. Tutte queste alghe verdi sono piante, piante del mare, quindi le andate a cerchiare. Qui sotto invece dobbiamo andare a scrivere i nomi degli animali. Quali sono gli animali che vediamo qui? Proviamo a dirli insieme. Il delfino, molto bene. Il polpo, la medusa, il granchio, il pesce, la stella marina. Bimbi, pensate, la stella marina è un animale, è un essere vivente ed è un animale che vive nel mare. Quando saremo più grandi, in terza, in quarta, studieremo tutte le caratteristiche degli animali e vedremo proprio che la stella marina è un animale. E anche questo, bimbi, che è il corallo, ok? Il corallo è un animale, anche questo è un animale, essere vivente. Fa parte sempre degli animali, quindi andiamo a scrivere qui sotto sia la stella marina che il corallo. E guardate l'ultimo, questo qui, che è una conchiglia. Ma dentro la conchiglia, chi ci sta di solito? Dentro la conchiglia ci stanno i molluschi. I molluschi sono degli animali, esseri viventi anche loro. Eh sì. Allora, qui non sappiamo, poi adesso da questo disegno non si riesce a capire, ma pensiamo alle vongole, alle coste, quelle ci piacciono, eh? Quando mangiamo il pesce, quelle sono buonissime, anche quelle sono molluschi. Adesso noi qui lo chiamiamolo generalmente mollusco, va bene? Perché così non sappiamo esattamente che tipo di mollusco ci sia dentro questa conchiglia. Ok? Benissimo. Dopo aver terminato la pagina 176, invece, potete guardare l'altro video che vi ho preparato sui cinque sensi. Andate a vedere che cosa si può scoprire con i cinque sensi. E dopo aver visto il video dei cinque sensi, potete fare la pagina.
pagina 166, ok? Poi vi do tutte le indicazioni chiare anche scritte sul sito. Bene. Bene, bimbi, buona attività di scienze per questa settimana. Mi raccomando, le piantine, ricordatevi di innaffiarle. Poca acqua, magari spesso, anche un giorno sì, un giorno no. E poi se riuscite, adesso che magari stanno già un po' crescendo, se riuscite a recuperare un po' di terra o di terreno, non so, o in casa avete qualche pianta, chiedete alla mamma se potete darvi un po' di terra, oppure se riuscite ad andare nel giardinetto sotto casa, se lo avete, a recuperare un pochettino di terra, sicuramente la piantina nasce meglio. Ok, bimbi, buona settimana. Ciao!